Buonasera, ben trovati, nuova puntata di Mondo Amaranto. Parleremo come sempre di calcio femminile e poi di settore giovanile Amaranto. Andiamo a questo proposito a salutare Andrea Sussi, allenatore dell'Under 16 di Serie C dell'Arezzo. Buonasera. Buonasera, ci hai portato tre tuoi ragazzi, abbiamo seguito con piacere proprio la vostra partita ad Alberoro domenica scorsa, vittoria per 3-2 sul San Marino. E poi troviamo per la prima volta con noi Valentina Simeone, Arezzo Calcio Femminile, buonasera, che invece è reduce da una sconfitta, e partiamo subito con te, perché di solito si parte con le donne, facciamo i galanti, no? Allora, intanto raccontaci qualcosa di te, perché sei una delle, diciamo, delle novità, no? Sì, vengo da Roma. Ho giocato un anno in prestito con la Roma 14 prima di venire qui ad Arezzo e ho deciso di cambiare per trovare nuovi stimoli. E questo salto dalla capitale ad Arezzo com'è stato? È stato non traumatico, perché comunque Roma è una città grande, quindi qui si sta molto più tranquilli. Ecco, quindi hai già, diciamo, bazzicato, tra virgolette, questo, anche se quest'anno è una Serie B a girone unico. Sì. L'anno scorso la Roma 14 in che categoria? Sempre la Serie B, però quella a 4 gironi, e ci siamo classificate terze in modo da partecipare a questo nuovo campionato di Serie B. Quindi le incontreremo. Ecco, esatto. Tra l'altro, ecco, a Roma con il movimento femminile, nel senso, per te è stato facile iniziare, la scelta non manca. No, all'inizio, proprio da piccolina, dici? Sì. Prima non c'erano così tante ragazze, quindi ho giocato con i maschi. Ho giocato al Divino Amore, ho iniziato a 6 anni fino all'età di 14. Dopodiché ho dovuto trovare una squadra femminile e così sono andata alla GS Roma, che adesso è la Roma Calcio Femminile, che anche loro sono nel nostro girone. E allora c'è stata questa, quindi per te è stato un tornare a casa praticamente questa partita contro la Lazio Women. Sì, perché diciamo che ci giocano molte delle mie amiche, perché alla fine a Roma sono 3 squadre, le ragazze girano, diciamo, tra quelle squadre, e la partita è stata equilibrata, però sicuramente loro hanno messo quel qualcosa in più per portare a casa il risultato. Finita 2-0 per la Lazio, l'Arezzo che ha 3 punti, sono i 3 della gara vinta a tavolino, no? Nella prima giornata, quindi sul campo sarebbero arrivate 3 sconfitte, ora bisogna iniziare a incamerare qualcosa, no? Sì, perché bisogna trovare un equilibrio migliore di squadra e un gioco che si adatti a noi elementi singoli, diciamo, per fare più squadra. E, diciamo che come squadra c'è, però sul campo andiamo subito in difficoltà. Quindi queste 3 partite non hanno portato dei risultati, ma stiamo lavorando. Immagino che vi hanno chiesto informazioni, visto che forse eri quella che conosceva meglio, no, queste realtà. Sì, sì. Quindi hai cercato di mettere in guardia, insomma. E rispetto a queste realtà manca questo che ci hai detto adesso, cioè il fatto, no, di non arrendersi alla prima difficoltà, cioè rispetto anche a queste realtà romane. Non è che manca, è che sicuramente... non avendo avuto dei risultati all'inizio e essendo tutte ragazze molto nuove, diciamo che il gruppo è fatto di elementi nuovi, non abbiamo ancora trovato un equilibrio, diciamo, però stiamo lavorando. Allora, diamo un'occhiata al quadro dei risultati di questa giornata, vediamo in questo turno numero 3 che cosa è successo, a parte questo 2-0 della Lazio sull'Arezzo. C'è stato il 2-2 tra la Fortitudo Mozzecane e il Genoa, poi Inter Milano, Lady Granata Cittadella 2-0, Ravenna batte Cesena 3-1, Roma batte Milan Ladies 1-0 e la tua ex squadra ha perso 5-0 in casa. Sei andata via tu, vedi che situazione. sono ultime in classifica, adesso tra poco lo vedremo. 5-0 in favore dell'Empoli. Allora, non so se possiamo vedere la classifica, dove in testa
sesta, eccola qua, troviamo Inter e Roma, Inter Milano e Roma a quota 9, poi Empoli 6, Ravenna 5, Lazio 4, Arezzo, Genoa, Cesena e Milan Ladies 3, Fortitudo 2 con il Cittadella a 0, Roma 14. Ecco, questa classifica del sito Tuttocampo ci fa vedere che le retrocessioni qui sono due, più c'è la quart'ultima e la terz'ultima che giocano lo spareggio di fatto. Sì, perché il girone di Serie C è diventato come la Serie B dell'anno scorso a 4 gironi, quindi le prime 4 passano, poi fanno i play-off. E nel prossimo turno, domenica, l'Arezzo riceverà il Ravenna. Sì, il Ravenna è una squadra che secondo me ha la nostra portata. E, da quello che ho sentito, diciamo, che ancora non l'ho vista, hanno più o meno le nostre caratteristiche. Questo campionato è completamente equilibrato e tutte le squadre sono alla pari. E forse solo una si distingue, che ovviamente è l'Inter, però le altre se la giocheranno tutte, è sempre difficile dire chi può vincere. Quindi secondo te ci sarà una classifica abbastanza corta sempre? Sì, cioè... e sicuramente ogni giornata ci sarà almeno un pareggio, se non di più. Allora, si giocherà la partita al Dante, in attesa che possiate prendere possesso anche dello stadio comunale. Sì. Anche c'è sempre questa veramente sincronicità con l'Arezzo maschile, che domenica alle 16.30 riceve il Cuneo, e quindi speriamo arrivi questa prima vittoria per voi. In casa. No? Sì, sì, speriamo, perché riporterebbe buon umore in tutta la squadra. Che giocatrice sei? Raccontaci un po' che tipo di giocatrice sei. Sono una giocatrice, sono grintosa, combattiva e gioco a centrocampo, ma mi adatto un po' in molti ruoli, perché avendo giocato, gioco da tanti anni, quindi mi sono trovata a farne tanti di ruoli. E, mi piace essere un centrocampista di manovra, ma anche di inserimento, e diciamo che non mi arrendo mai. Ecco, l'Arezzo poi ha queste due giocatrici, che Carta e Gazzolini, no? Che se messe nelle condizioni, no? Di sì, sono molto forti, sì, sì. Secondo me, vedendole in allenamento, hanno delle capacità superiori alla media del campionato. Purtroppo nessuna delle due è al top in questo momento e Isabella è proprio out. Purtroppo ha avuto uno strappo, uno stiramento, non uno strappo, di 4 cm e questo l'ha portata fuori il campo, altrimenti secondo me ci avrebbe regalato molti gol in questo momento. E quanto starà fuori, si sa? Un mese sicuro. Quindi insomma, è un bel... Sicuramente rientrerà a gennaio. Quindi, mentre insomma... Razzolini, anche lei... ha avuto un infortunio e adesso si sta riprendendo, ma in campo dà sempre quel qualcosa in più alla squadra. Bene, in bocca al lupo per domenica, e speriamo che poi potremo commentare magari con la tua compagna di squadra la settimana prossima il primo successo sul campo, dopo comunque questi 3 punti fanno molto comodo, sì, in questo momento che sono arrivati appunto a tavolino dopo la prima giornata. Ci fermiamo un attimo e poi parliamo di settore giovanile dell'Arezzo. Eccoci tornati, allora parliamo adesso dell'Under 16 con mister Andrea Sussi, che mi ricordava che l'ultima volta che era stato qui era quando appunto allenava la Berretti, quindi sei stato di nuovo coinvolto, no, nel settore giovanile. Intanto a livello personale, che ritorno è stato, che esperienza è? No, beh, io ho finito l'anno scorso con la prima squadra, con l'avventura con mister Pavanel, a agosto mi hanno chiesto se me la sentivo da allenare i ragazzi. Io con grande entusiasmo ho accettato, perché lavorare con i ragazzi e stare in campo è stata tutta la mia vita, quindi poi rimanere ad Arezzo è praticamente casa mia quasi. Tra l'altro, insomma, sei stato tra i protagonisti appunto, no, di questa impresa totale, come è stata chiamata, e quindi immagina anche il trasporto personale, no, di un anno così duro e difficile. Sì, è stato un anno dove sono capitate tantissime cose, sono state dette tantissime parole, più delle volte non mantenute o parole al vento, però credo che
quello che ha fatto la differenza sia stata la testa che i giocatori hanno deciso di salvare l'Arezzo. Questo è secondo me la chiave di volta dell'anno scorso. E con Pavanel è rimasto un rapporto, diciamo, immagino. È stata anche per lo staff, è stata un'impresa. Uno se si gira indietro vai a ripensare a Pontedera in macchina, a tante cose che la trasferta in nave a Olbia o a Zakena, cioè ci siamo fatti le foto, cioè era diventata quasi una cosa dilettantistica che però ha fatto sì che ogni componente tirasse fuori il massimo per salvare l'Arezzo. Perché poi paradossalmente certe imprese nascono nelle condizioni più difficili, certo, più estreme, no? E uno non se lo spiega. Il mio ex allenatore mi disse una volta, l'uomo tira fuori il massimo nelle condizioni più estreme. Quella è stata la conferma. Probabilmente a Sponda Propria Scienza stanno passando la stessa cosa e credo senza lì grandi, al momento, insomma, grandi spiragli. Quindi purtroppo il calcio c'è questo grande dibattito, però mi pare che anche le penalizzazioni sono arrivate oggi in Lega Pro, fanno capire, in Serie C fanno capire che la situazione non cambia purtroppo. No, perché, purtroppo le società di Lega Pro devono lavorare bene, questo è... Devono lavorare con i giovani, purtroppo i soldi sono finiti come tante realtà dimostrano, bisogna puntare sui giovani. Allora, tu hai questa Under 16, è un campionato sperimentale, sono stati fatti due gironi, tra l'altro c'è stata l'incertezza anche sulla partenza, perché non si sapeva bene anche qui chi accettava, chi non accettava, no? Ci sono praticamente solo squadre del nord, del centro-nord. Che cosa ti aspetti da questo gruppo? Sì, questo è un campionato sperimentale dove appunto non c'è nessuno del sud, siamo partiti per ultimi, perché non sapevano se fare un campionato unico, a girone unico o due gironi. Che cosa mi aspetto? Questi ragazzi devono crescere per essere pronti il prossimo anno a fare la Lega nazionale e avere un anno in più di esperienza che gli servirà per avere altre conoscenze e essere pronti il prossimo anno a confrontarsi con una realtà ancora più importante, perché sicuramente la Lega nazionale ci saranno ragazzi più pronti che quelli di quest'anno. Che affrontano quest'anno. Allora, vediamo la sintesi della vostra partita e poi ne parliamo. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata dallo stadio di Alberoro. È la prima partita casalinga dell'Under 16 dell'Arezzo, che settimana scorsa ha avuto la sua partita sospesa. L'Arezzo Under 16, allenato da Andrea Sussi, affronta in casa il San Marino Academy. Andiamo a vedere le formazioni, cominciamo dall'Arezzo con Bruni in porta, poi Bartoli, Fabianelli, Nannini, Gallorini, Maggi, Veltroni, Berneschi, Sinani, Socea e Occhiolini. Vediamo anche il San Marino allenato da Filippo Masolini con Crescentini, Amico, Pasolini, Lepri, Pavani, Castellani, Daddari, Dolcini, Spendi, che ha segnato la doppietta nel 2-2 con il Fano del primo turno di campionato, poi Pasolini e Rossi con l'arbitro di questa partita, che sarà il signor Pezzatini, assistito da Cerofolini e Cucciniello. Sinani si gira, la gran conclusione, la gran respinta di Crescentini, prima palla gol per l'Arezzo con Sinani dentro l'area di rigore, con la parata, la respinta del portiere del San Marino Crescentini. Gran palla verso Occhiolini da parte di Socea, Occhiolini dentro, non ci arriva Sinani, ma Veltroni sì, per il gol dell'1-0 dell'Arezzo al quarto minuto. Veltroni, ma splendida apertura da parte di Socea, che ha cambiato completamente gioco, ha servito Occhiolini che l'ha rimessa in mezzo a casoterra, non c'è arrivato Sinani, ma è arrivato Veltroni per il gol dell'1-0, bellissima azione dell'Arezzo, soprattutto per come è iniziata con il cambio di campo di Socea. Dopo 4 minuti dunque l'Arezzo passa in vantaggio, Veltroni la mette giù bene, lo aspetta Pasolini, Veltroni la crossa per Sinani che si coordina, la girata, la torsione di testa. Fabianelli, attenzione che la palla diventa buona per Spendi, trova un
andare via. Magi, Spendilo, salta, attenzione, poi finisce a terra, rigore. Calcio di rigore per il San Marino per questo intervento di Magi su Spendi. Spendi era riuscito a mettersi davanti al difensore dell'Arezzo, poi c'è stato il contatto per l'arbitro. E calcio di rigore, fischia l'arbitro, parte Spendi, destro, è spiazzato Bruni per l'1-1. Ha pareggiato dunque il San Marino con il suo attaccante Steven Spendi. Terzo gol in campionato, dopo abbiamo detto la doppietta realizzata nel primo turno, e siamo sull'1-1. Poi da dietro il lancio di Pavani, attenzione al limite, c'è Dolcini, fa proseguire per Spendi che cerca di toccare morbido verso la porta, palla sul fondo. Maggi verticale, attenzione al controllo di Occhiolini, Maggi la mette in avanti, gran controllo di Socea subito per Veltroni, avanza Veltroni, uno contro uno. Veltroni, arriva addirittura Bartoli, cross di Bartoli, diventa un tiro praticamente, calcio d'angolo per l'Arezzo. Alla fine parte Lepri, Lepri contropiede, sta scattando Rossi, Lepri, Lepri fa tutta la fascia in corso da Gallorini. L'uno contro uno, Lepri, cross, c'è Spendi, tutto solo, Spendi non riesce a indirizzare meglio verso la porta, ma questa è stata un'occasione davvero colossale. Una grande giocata nello stretto, ancora Spendi riesce a dare bene per Pasolini, cross direttamente verso la porta, è stato attento Bruni. Attento Bruni perché qui poteva scapparci magari la traiettoria beffarda. Attento il portiere dell'Arezzo, poi Nannini, Occhiolini largo pronto a scattare, parte bene Nannini, Nannini amico che sta arrivando, cross di Occhiolini, attenzione a Socea, ha tirato una bordata centrale, si è salvato Crescentini sulla conclusione secca a botta sicura da parte di Socea. Qui giocata di Socea molto bella, quindi Veltroni per Bartoli, in mezzo Sinani, la porta era vuota e va sul fondo, occasione d'oro per l'Arezzo per trovare il 2-1. Veltroni, nega di rigore, Veltroni, Veltroni se l'allunga, Mussi prosegue, Occhiolini, 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 riporta in vantaggio l'Arezzo, riporta in vantaggio l'Arezzo, 2-1, azione prolungata con Veltroni che ha dato una gran palla in mezzo, Mussi che il quale poi ha fatto proseguire per Occhiolini, e l'Arezzo dunque trova il 2-1 al tredicesimo. Ripassa in vantaggio la formazione Amaranto con uno dei migliori in campo, ma un'azione corale ancora una volta. Spendi, cerca di passare, Spendi, tutto regolare. Rimasto giù Fabianelli, palla in mezzo, Lepri tutto solo, sopra la traversa. Che occasione qui. Altro lancio questa volta di Castellani, Spendi, posizione buona, Spendi in area di rigore. Gallorini su di lui. Spendi, occhio, Spendi ancora, Spendi, resiste e poi Bruni sul fondo, ha chiuso sul primo palo, grande intervento perché c'era solo dall'altra parte Gatti. Sul rilancio l'Arezzo prova a aggredire qui con Mussi, c'è un errore che favorisce la conclusione a pallonetto da parte di Veliu che si infila per il 3-1, Veliu chiude il conto. Proprio ormai allo scadere, qui c'è stato l'intervento mancato di Pasolini, ne ha approfittato Veglio che con un pallonetto morbido ha superato Crescentini per il 3-1. Eccolo che arriva la palla in mezzo, Spendi e poi gol. Arriva il gol di Gatti, Gatti segna nel recupero e la partita si riapre all'improvviso al 41:20, manca un minuto e mezzo. Torna in partita il San Marino proprio per questi scampoli finali. Prima Spendi e poi è sbucato Gatti sul secondo palo. E l'arbitro fischia alla fine. L'Arezzo batte 3-2 il San Marino Academy. Insieme a mister Andrea Sussi, che partita abbiamo visto? Che è una partita buona, ha detto ragazzi. Sì, è una partita buona. Venivamo da un 4-0 a Pesaro non omologato per via del maltempo. Domenica scorsa per mezz'ora abbiamo giocato bene, benino, abbiamo tenuto il campo e poi alla prima difficoltà siamo crollati. Oggi ho visto una squadra che
per molta parte del primo tempo ha giocato bene, poi purtroppo abbiamo subito il pari, però non si è sciolta come, o non è crollata mentalmente come a Pesaro. Ecco, tra l'altro abbiamo visto, si vede che predilige questo gioco palla terra, scambi rapidi, abbiamo visto dei bei cambi anche di campo, cioè, chiedi ai tuoi questo? Certo, noi abbiamo un modo nostro di giocare fatto di fraseggio a centrocampo e verticalizzazione improvvisa. Stiamo lavorando, io ho preso questi ragazzi da 4-5 settimane, la strada è quella giusta, fanno quello che gli chiedo, quindi fanno quello che gli sto chiedendo durante la settimana, quindi questa è la strada giusta, l'impegno è il massimo, ragazzi sono bravi ragazzi fuori dal campo e secondo me c'è anche delle buone individualità. C'è una trasferta lunga, l'unica diciamo di un girone strano, no? Perché sono tutte squadre del centro Italia e poi c'è Pordenone. Sì, ora c'è questa trasferta la più lunga del campionato, poi ci sarà due giornate di sosta che ci permetteranno di perfezionare certi meccanismi. Domenica sarà una trasferta difficile perché Pordenone è una società che punta molto su tutte le giornate. Eccoci tornati, stiamo parlando con l'Under 16 di mister Andrea Susso, abbiamo visto prima il 3-2, tante occasioni e è la prima volta che io ovviamente vedevo la vostra squadra che era la prima partita casalinga e come ti ho detto in intervista mi ha colpito però questa attitudine comunque, no, al giocare la palla, a cercare anche la giocata di prima, con poco tempo anche che hai avuto a disposizione per allenarti. Sì, sì, l'ho presi da questa quinta settimana. E questo è il gioco che io chiedo alle mie squadre, di non buttare mai via il pallone, di giocare. Gli ho dato dei principi, palla avanti, palla dietro, palla avanti, fuori, dentro, questi ragazzi hanno capito, cioè domenica mi hanno dimostrato di aver capito. A Pesaro la prima partita per una mezz'ora abbiamo giocato bene, poi al primo episodio negativo, cioè al gol subito, siamo crollati mentalmente. Domenica ho visto voglia di fare il risultato tramite il gioco. E questa è una cosa importante, mi hanno fatto anche divertire a tratti e devono migliorare e perfezionarsi nel gioco che gli chiedo. Ecco, anche in questa partita, no, c'è stata una partita che era a quel punto abbastanza tranquilla, no? Poi ci sono quei 90 secondi un po' che è incomprensibile, forse agitazione, no? Dopo il gol al 41esimo del secondo tempo, con il gol che è su calcio d'angolo, no? Che ha riaperto, per modo di dire, la partita. Sì, è stata una partita dove, secondo me, fino all'85esimo, non dico che abbiamo dominato, però abbiamo subito poco e creato molto. E poi gli ultimi minuti, come succede spesso, quando uno stacca la spina, rischi di prendere gol. Oggi agli allenamenti gli ho detto, se avevamo preso gol all'80esimo c'erano altri 10 minuti e sarebbe stato più complicato. Invece abbiamo preso gol all'ultimo minuto, hanno rimesso palla al centro e ha fischiato l'arbitro. Però la spina si stacca sotto la doccia. La partita di Pesaro che per fortuna dobbiamo dire è stata sospesa, quindi si rigiocherà dall'inizio. Sì, si rigiocherà la settimana della sosta, quella dopo Pordenone. Quella è stata una partita dove per mezz'ora abbiamo retto bene, poi abbiamo subito gol, siamo andati sotto di 4 gol e poi purtroppo le condizioni meteo non permettevano di andare avanti e l'arbitro ha sospeso la partita. Allora, sentiamo, conosciamo, partiamo da lui e Bartoli. Bartoli, vieni, il nome di battesimo? Ah, mi chiamo Cristian Bartoli. Cristian Bartoli, vieni, piacere. Piacere. Tu giochi col 2? Sì. Ecco, quindi nella fascia che era di Veltroni? Sì. Giusto, ho visto varie sovrapposizioni. Sì. Quindi ti piace inserirti, te lo chiede il mister, cioè dare la sovrapposizione? Sì, in fondo il terzino deve dare supporto all'ala e da difendere, perché il terzino deve solo difendere e qualche volta attaccare quando c'è bisogno, non sempre, quello lo deve fare l'ala. Che gruppo è? Mi sembra, insomma, è un gruppo molto affiatato, secondo me siamo una squadra molto forte anche a livello individuale e secondo me, anzi, l'obiettivo della squadra secondo me è arrivare in minimo ai playoff e vincere poi il campionato. Vogliamo spiegare come funziona, perché io sono Giovane, ci fate vedere anche il quadro dei risultati dell'Under 16, praticamente è un mini, proprio un mini girone, no? Perché sono poche squadre, sì. Ecco, qui vedete, ecco,
Fanno batte Pordenone 2-1, Larezzo e Molise 1, Vispesaro 2, Ternana Rimini, non so se si è giocata. Sospesa per questa. E in classifica al momento fanno Arezzo e Vispesaro a 4 punti. Come funzionano i playoff, lo sai? Vanno le prime. Chi le prime? Le prime 4. Le prime 4. E poi si gioca con le altre dell'altro girone, presumo, se una va avanti. Sì, no? Sì. Quindi insomma. Lo scorso anno l'Arezzo era un girone dove c'erano anche le squadre del sud e l'ha buttato via secondo me perché era nelle sue corde, no? Dell'altra squadra che appunto c'era l'anno scorso, e quindi voi siete convinti di potercela fare? Sì. Bene, e personalmente che cosa ti aspetti? Mi aspetto di crescere mentalmente anche tutta la squadra, anche mi aspetto anche che molti di noi non rimangono all'Arezzo ma vadano in squadre molto più importanti, proprio perché alcuni, ci sono alcune persone veramente brave, e come ci ha detto prima mi aspetto di arrivare ai playoff e poi vincere il campionato perché ce lo meritiamo. Beh, bello deciso, non so se ti ha fatto piacere che non... Sì, come no. Allora andiamo da Berneschi. Nome? Diego. Tu sei invece un centrocampista lì in mezzo, no? Hai toccato diversi palloni. Cosa ti piace di più di questa squadra e cosa ti piace di meno della tua squadra? Mi piace la grinta che ci mettiamo in ogni pallone e la cattiveria nel vincere le partite, e dall'altra parte non mi piace che molliamo troppo facilmente a spina. E la stacchi più che la moglie. Ecco. In quei casi come si riattacca? Si riesce a riattaccarla durante la partita? Ci pensa il mister. Domenica però urlava più quello di là. Sì. E tra l'altro è un ex giocatore, insomma, anche a buoni livelli, allenatore del San Marino. Avete giocato insieme? È stata una marcord ritrovarla. Bene, e quindi è un campionato che sarà fatto anche da parte perché dovete recuperare la partita, però ci saranno molte soste, immagino, per arrivare in là col tempo, no? Quindi in quei casi come si mantiene? Farete delle amichevoli? Sì, penso sì. E la prossima sosta però facciamo sempre una partita. E quindi dovete vedere di evitare di perdere quel modo, no? Con la Vispesa. Loro non gli aveva fatto tanto piacere. Sul 4-0 si è sospesa? Sì. Quindi insomma, gli gireranno un po' le scatole. No? Allora, invece andiamo a conoscere, ti chiami? Andrea? Ecco, te lo volevo far dire perché hai fatto hai dei colpi di tecnica notevoli, no? Hai fatto due o tre cose veramente belle domenica. Sì, abbastanza. Questi cambi di campo glieli chiedi tu a lui con queste caratteristiche che ha? Sì, è un trequartista che ha una tecnica abbinata alla corsa importante, cioè sono qualità personali che nessuno ti può insegnare. Perché c'ha lo slancio che può superare, il primo lo supera, due o tre giocatori in 5-6 metri, quindi questa è una qualità importante. Ecco, una cosa del primo gol hai dato la gran palla a occhiolino. Sì, sì, l'avevo visto, ho provato in tutti i modi a mandargliela, né bene né male. Nel bene e nel male, in che senso? È andata nel bene. Io ho provato. Poi ci hai riprovato dopo e sì. Lì di poco. E poi hai avuto quel tiro, se non sbaglio, no? Alla fine primo tempo. Ah sì, ha avuto fortuna il portiere lì. E quindi insomma, se non sbaglio, tu, non so se anche i tuoi compagni vieni da categorie comunque sempre con l'Arezzo dei passi. Sì, di questo è il terzo anno che faccio l'Arezzo, sempre meglio si va. Quindi insomma c'è una crescita, ma sì. Queste doti da quanto è che sogni di giocare a calcio, fin da bambino? Io ho iniziato a giocare a calcio, sì, fin da bambino, però non ho iniziato proprio da una scuola calcio, ma ho iniziato proprio con i miei fratelli, in cui mi hanno insegnato proprio a crescere sia mentalmente, dato che giocavo con loro che erano più grandi. Poi appena ho imparato a giocare col pallone e tutte queste cose, mi sono iscritto a una scuola calcio, ho iniziato. Ti senti un 10? Un 10, cioè il numero ti è quello che te lo senti tu? Se mentalmente sono libero, anche fisicamente tutto, posso dire senza problemi di sì. Bene, grazie. Sono belli decisi, hanno le idee chiare. Sì.
Allora, questa settimana dobbiamo solo dire, non è un solo, intanto c'è la Berretti che gioca domani, c'è un'infrasettimanale, si recupera la prima giornata, è una bella sfida perché gioca col Torino, sono a punteggio pieno, Torino-Arezzo a quota 12, nell'ultimo turno ha vinto in casa della Lucchese 3-0 con doppietta di Caselli, poi c'è stato un autogol, quindi la Berretti, insomma, vedremo domani un po' la prova del 9, dopo questa grande partenza, avevamo qui lungo proprio la settimana scorsa e quindi facciamo l'in bocca al lupo alla Berretti Amaranto, mentre Under 15 e Under 17 erano fermi. Grazie ad Andrea Sussi. Però scusami, devi dire qualcosa anche di un altro talento, sì, che è tuo figlio, che gioca appunto della Berretti. Diversi mister mi hanno detto, anche che sono venuti qua, che spesso parlano con te di lui, perché ovviamente fa vedere delle grandi cose, se trova quella continuità veramente può essere devastante, no? Sì, dai, ha fatto una trafila importante, è stato 8 anni a Firenze, poi è venuto qui a Arezzo dall'anno scorso, dagli avi nazionali. C'ha i numeri, c'ha quelle cose che nessuno può insegnare, perché quelle o ce l'hai o non ce l'hai. Sì, sì. Però nel calcio ci vuole anche altre cose, ci vuole la voglia di fare sacrifici, che non è che non abbia, è che deve trovare più continuità nel farli, è tutto lì. Una volta che troverà la continuità, allora credo che gli si possano aprire porte più importanti. Sicuramente, era proprio qui anche lui la settimana scorsa. Grazie ragazzi, Under 16, in bocca al lupo. Ovviamente c'è questa trasferta a Pordenone, sì, che è una trasferta, insomma, è la più lunga. La più lunga, e quindi insomma, in bocca al lupo. Sì. E, tra l'altro, con una realtà, Pordenone, abbiamo visto nelle finali nazionali con, sì, appunto gli allievi l'anno scorso. È una società che punta molto su tutte le giornate. Sì, sì. Grazie e ci vediamo mercoledì prossimo. Arrivederci.